Buongiorno a Roberto Tobia, che è segretario nazionale Federfarma. Buongiorno. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Ecco, io ho fatto una rapida sintesi di quello che in questi giorni può passare per una media farmacia italiana. Vediamo con lei intanto io ho messo alcuni punti vagamente sul piatto, sono le cose di cui più si è parlato. Ecco, se oggi un farmacista debba confessare qual è la sua criticità maggiore in questo momento, riassumendo le diverse situazioni nelle diverse regioni italiane, facendo un comune denominatore, quale direbbe lei? Ma guardi, lei ha fatto una sintesi estremamente chiara e lucida di quella che è la situazione attuale. Noi abbiamo fatto di tutto, facciamo di tutto per essere il terminale del Servizio Sanitario Nazionale, lo abbiamo fatto nel periodo più triste, che purtroppo in parte si sta riproponendo in questi giorni, nel lockdown, e ci siamo proposti come terminale primo del Servizio Sanitario Nazionale, mettendo a disposizione la nostra rete capillare sul territorio. Manca sicuramente un coordinamento centrale ed è la cosa sulla quale bisognerebbe riflettere, perché sia sul tema dei tamponi, sia sul tema delle vaccinazioni, sia sul tema dell'ossigeno, abbiamo proposto soluzioni a livello centrale che purtroppo in un paese che viaggia a 21 velocità diverse, il titolo quinto della Costituzione ce lo dice, l'ambito sanitario è una delle materie di competenza regionale, in un paese che viaggia a 21 velocità diverse, è chiaro che mancando un coordinamento centrale ogni regione è libera di proporsi come meglio crede. Su questo punto di vista, parlando ad esempio dei tamponi ai quali lei faceva riferimento, abbiamo proposto già da qualche giorno un protocollo nazionale che possa permettere di superare le differenze da regione a regione, perché è assurdo che un cittadino di Ragusa non abbia lo stesso diritto ad accedere in farmacia per un vaccino antinfluenzale piuttosto che per un tampone sierologico o un tampone antigenico. Poi lei me lo conferma, uno dei problemi e dei paradossi di queste situazioni della divisione per regioni: ci sono persone che abitano a 50 metri da una regione, rispetto al loro vicino di casa hanno un trattamento diverso. Quando il confine della regione passa in maniera, questo vale anche per i comuni, comunque uno si trova improvvisamente, dice: una persona che conosco, dice, fino a qua sono in Umbria, qua comincia a essere il Lazio, io la mia casa dove abito ce l'ho in Umbria, invece il posto di lavoro è in Lazio, e anche se soltanto prendo la macchina e faccio pochi minuti di strada, e anche questo è un problema. Ma se dovesse lei in questo momento indicarmi un esempio dove secondo voi farmacisti è stata applicata al meglio tutti i protocolli necessari perché la farmacia abbia questo suo ruolo di primo punto critico a cui ci si rivolge quando ci possono essere dei problemi? Una persona oggi ha un'influenza, si sente non benissimo, naturalmente rispetto a un anno fa teme, dice, potrei averci qualche sintomo, potrebbe essere Covid, chiama il medico di base, gli dice poco, ma però prima ancora arriva in farmacia e si rivolge al farmacista, che non ha naturalmente tutti gli strumenti per esprimere una diagnosi in quel momento. Ecco, c'è un punto in Italia dove stanno lavorando bene e vi permettono di lavorare nella maniera migliore possibile? Guardi, sicuramente lei ha centrato l'obiettivo. Innanzitutto, rifacendoci a quanto le diceva, esiste la difficoltà di regioni limitrofe nelle quali a distanza di pochi metri, una farmacia dall'altra, da una parte il cittadino ha diritto a un trattamento anche per la distribuzione di un farmaco in distribuzione per conto, in distribuzione diretta, varcato il confine a 100 metri cambiano le regole. E questa è una cosa assurda che non si è evidenziata già nella emergenza di questi giorni, ma che è già così da anni nei quali la distribuzione diretta del farmaco o la distribuzione per conto di farmaci importanti comprati dall'amministrazione regionale e dispensati attraverso la farmacia ha creato disparità sul territorio. Ma al di là di questo, che è un qualcosa che oggi nella emergenza Covid è ancora più evidente, regioni virtuose, il Lazio per la storia dei vaccini, Lei sa perfettamente che ci eravamo già proposti sulla problematica vaccinale, evidenziando la mancanza che sarebbe poi avvenuta, che si è verificata, i dosi vaccinali da assegnare alle farmacie già nel mese di giugno, scrivendo al Ministro, evidenziando il fatto che gli ordini che noi avevamo portato avanti attraverso le cooperative, la distribuzione intermedia, l'industria farmaceutica non sarebbero stati
in qualche modo rispettati, perché le regioni giustamente hanno, si sono approvvigionate di un quantitativo molto più alto di vaccini, in media del 42%, però quella fascia attiva della popolazione, che è poi la fascia che va in giro, che ha contatti di lavoro, i trentenni, i quarantenni, i cinquantenni, non hanno la possibilità oggi di trovare un vaccino in farmacia, tranne che in qualche regione, tra le quali il Lazio, che ha risposto all'appello del Ministro, che aveva chiesto tra il 7 e l'8% delle dosi assegnate alle regioni da riassegnare alle farmacie, e è stato concesso l'1,5% in alcune regioni dell'Emilia Romagna e il 3%, in Lazio il 100.000 dosi, quindi mi fa molto piacere, mi fa molto piacere. Sì, prego. No, Roberto Bria, dico, mi fa molto piacere, e sono d'accordo, cioè dire che ho 66 anni, quindi devo farmelo dal mio medico di base, sto aspettando. Ecco, lei forse ne ha diritto, è un fortunato. Sì, ma forse lo farò, sì, ma sono già in lista d'attesa, lo farò pare i primi di dicembre, se ci riesco. Quindi, esatto, ancora... anche lì ci sono dei problemi. Diciamo, ecco. Qualche problema. Ma vediamo come organizzate per i tamponi, perché sembra una notizia fantastica, finalmente il tampone si fa in farmacia, non occorre fare prenotazioni. Immagino, allora, due tipi di farmacie che ho vicino io, ce n'è una in una piazza grande qui nel quartiere dove vivo io, super attrezzata, c'è davanti posto e parcheggi, e un'altra un po' più piccolina sotto casa, entrambe avranno il problema probabilmente della fila delle persone, dello smaltimento dei, delle persone che vogliono fare un tampone, perché se nei centri autorizzati finora c'erano file che duravano giorni, la gente drive-in passava intere giornate, mamme di famiglia andavano la notte prima a potersi mettere in fila, immagino che anche davanti alle farmacie non sarà facile. Come vi organizzate? Allora, l'esempio virtuoso è quello dell'Alto Adige, del Trentino Alto Adige, dove la farmacia si è resa protagonista, grazie all'accordo con la regione, con la provincia autonoma prima, di effettuare i test antigenici rapidi. Nelle farmacie, dove è possibile farlo attraverso percorsi differenziati, locali diciamo che non sono quello della vendita, perché devono essere locali isolati rispetto alla farmacia stessa, che possono essere sanificati nel momento in cui si dovesse venire a contatto con un positivo, o altrimenti attraverso l'utilizzo di camper, di gazebo all'esterno della farmacia, e questo succede già. Ed è un esempio sicuramente virtuoso che vorremmo esportare su tutte le regioni d'Italia, ma non solo per i tamponi antigenici, ma anche per i tamponi sierologici, lo stesso per i vaccini. E sono esempi che abbiamo portato al Ministero per cercare di creare una uniformità nazionale su provvedimenti che interessano la farmacia, ma interessano soprattutto i cittadini, perché sono i cittadini poi che vanno in farmacia a chiedere un aiuto, a chiedere un sostegno. Ecco, come fa a capire, Roberto, come il farmacista? Sì, dobbiamo fare una sola cosa, una domanda mi viene spontanea. Come il farmacista può fare il tampone, sia il sierologico, sia diciamo il cosiddetto test rapido, che richiede comunque no. Non lo può fare il farmacista. Ci vuole un infermiere, però gli infermieri come per i vaccini, il farmacista non può fare diciamo materialmente il vaccino, deve averci un infermiere. Quindi dovete tenere un infermiere sempre sì. Quindi ogni farmacia dovrà dotarsi di un infermiere. Gli infermieri non sono disponibili perché la maggior parte sono stati richiamati giustamente in servizio per l'emergenza Covid negli ospedali. Ma quello lo paga la farmacia, mi scusi la domanda banale, l'infermiere chi lo paga? Lo mette a disposizione la struttura, la regione. Ma noi ci eravamo portati avanti anche sulla questione dei vaccini, perché nel mese di agosto abbiamo aperto alla possibilità di un corso per creare figure professionali, i farmacisti, per l'inoculo del vaccino, ma esiste ancora un regio decreto del 1934 che impedisce al farmacista di operare l'inoculo di una di un vaccino come di un'altra iniezione intramuscolare. Quindi siamo fermi a un decreto del 34 che nel momento dell'emergenza probabilmente andrebbe superato, quindi noi ci siamo fatti trovare pronti per essere a disposizione del sistema. Quindi un vaccino è diciamo, una cosa molto semplice, è fare una piccola iniezione, potrà farla benissimo il farmacista, immagino, in un momento particolare. Beh, direi di sì, anche perché avevamo chiesto giustamente che l'anamnesi fosse fatta dal medico, che il medico prescrivesse il vaccino, che il farmacista dispensasse il vaccino e lo curasse all'interno della farmacia, cosa che peraltro è possibile in 28 paesi in Europa, in 14 su 28, scusatemi, e in 60 paesi del mondo. Quindi abbiamo detto sì all'Europa mille volte, in un'occasione nella quale l'Europa ci chiede di fare qualcosa,
non siamo pronti a dire di sì. Ma chi è che fa blocco su questo? Per capire, sono curioso capire, come mai una cosa così semplice? C'è una norma del 34, di fatto c'è una norma del 34 che c'è chi difende a spada tratta. Io dico che nel momento dell'emergenza, quando bisogna prendere provvedimenti importanti, bisogna superare queste difficoltà, perché ci siamo posti in una posizione di collaborazione piena con i medici in medicina generale. Si trova un po' singolare che uno va in farmacia, lo prenota, ci mette molto tempo, riesce ad avere finalmente il vaccino, poi deve trovare un'altra persona che glielo faccia, quando è un attimo fa fare un lei vaccino. Lei è ottimista perché mi dice lo prenota e ce l'ha. Guardi che in pochissime regioni italiane, nel sì, Lazio, sì, per quote minimali, nel 3% delle dosi nelle Emilia Romagna, in altre regioni d'Italia si trova il vaccino. Nel resto d'Italia il vaccino non è arrivato in farmacia, non ce l'è stato da nessuna parte. Quindi questa è la realtà. Guardi, non è che voglio questa è una trasmissione che si basa sui dubbi e sui paradossi, ma io vedo che già si sta parlando di pianificazione di un probabile vaccino anti-Covid, di cui ancora sa pochissimo, quando ancora non si riesce a distribuire un banalissimo vaccino anti-influenzale di cui si sa la necessità e l'esistenza, penso prima di primavera si sa che c'era questo vaccino da fare. Questo mi mette molta perplessità. Certo, dico, ogni anno il vaccino anti-influenzale viene inoculato dai medici di medicina generale, arriva tutti gli anni l'influenza. L'arrivo dell'influenza non è l'arrivo della peste, si sa che tutti gli anni arriverà l'influenza e quindi bisognerà affrontarla. Certo, questa emergenza Covid ha creato delle difficoltà all'industria farmaceutica mondiale nell'approvvigionamento delle dosi, nella fabbricazione delle dosi. Chiaramente c'è una richiesta superiore a tutti i livelli. Però probabilmente una gestione centrale del problema avrebbe in qualche modo giustificato misure straordinarie.